Salve care amiche ed amici di YouTube, spero voi tutti vi troviate bene. Il mio ultimo video è stato dell'antivigilia di Pasqua. Poi non ho avuto più tempo di fare un video nella vigilia di Pasqua o per Pasqua. Non ho neanche avuto tempo di fare un video per Pasquetta. Pensa che roba. Magari molti di voi si diranno: non me ne potrebbe fregare di meno. Vabbè. Mi hanno consigliato di mettere dettagli nel video e io sto cercando di fare degli esperimenti grafici per migliorarne l'estetica. Allora vi dicevo, non ho fatto dei video per la vigilia di Pasqua, per Pasqua né per Pasquetta. Li ho fatti solo per l'antevigilia, uno. E quindi, come dire, adesso ne approfitto perché ieri, non so a quanto tempo stiamo dalla fine delle feste, ieri che era domenica, a pranzo e a cena ho finito il secondo, iniziato e finito il secondo uovo di Pasqua che quest'anno abbiamo comprato. Come potete vedere, dall'utilizzo che ne ho fatto della stagnola come bandana. E quest'anno ne abbiamo mangiati solo due. L'anno scorso mi sembra uno, perché costano un fagotto di soldi. Poi c'è da dire che dopo la Pasquetta li mettono in liquidazione. Ne prendi due al prezzo di uno, oppure tre che ti fanno il 50% nel terzo. Non sai bene quello che ti rifilano. Certo, le uova costose magari non le trovi più. Chissà dove le vanno a vendere. Magari in Russia, che c'è Pasqua un mese dopo. E hai capito? Le vendono in Russia le uova buone che non si vendono in Pasqua, perché loro hanno un desliz 30 giorni con il calendario, non so che, cirillico, metodico, gregoriano, che calendario hanno, però la rivoluzione di ottobre era in settembre. Ah no, forse no, forse fanno Pasqua un mese prima. Non lo so quando fanno Pasqua. Quando fanno Pasqua i russi? Se c'è qualche russo che mi guarda, me lo dica. Quando fate Pasqua? Perché la rivoluzione di ottobre era in settembre. Settembre rosso lo chiamano ottobre rosso. Certo, se vincevano i monarchi, i realisti, era ottobre bianco. Che poi anche la stagione della neve, no? Vabbè, ma non c'entra niente. Un fenomeno che sto osservando ultimamente è che quando facevo molti video, e ne ho fatti anche uno al giorno, 1 o 2 anni fa, perché il canale già c'ha 2 anni e mezzo circa, 2 anni e 3 mesi e 4 mesi, perché forse 2 mesi, 3 mesi, perché l'ho fondato questo canale Santen Chan di YouTube il 7 febbraio 2013, credo. Dovrei andare a vedere. All'inizio caricavo molti video, certo. Tutti i tutorial di gastronomia casareccia, però quasi nessuno li guardava perché avevo pochi contatti, poca diffusione nelle piattaforme sociali e nessuno condivideva o votava like. Ho avuto un massimo di 7 like. Adesso non è più di 1 o 2 mesi che ricevono tanti like in alcuni video, soprattutto gli ultimi, come da aspettarsi quando uno inizia a avere diffusione. Ho iniziato a avere un'escalation di iscritti e sono contento, e quindi approfitto per ringraziarvi tutte e tutti voi di esservi iscritti al mio canale, ma soprattutto un mucchio di gente che condivide i miei video, ma e in modo particolare li mette fra i favoriti. E quindi adesso devo pensare seriamente in riorganizzare la mia produzione di video, rinnovarla, perché non vorrei deludere nessuno. Sarebbe triste non approfittare di questa visibilità che sto avendo finalmente.
E quindi vi ringrazio ancora una volta per esservi iscritti al mio canale, per mettere i miei video fra i vostri video favoriti e di condividerli e di votare like. Questo mi sprona ad andare avanti perché voi, o pubblico mio, siete il mio incentivo perché io continui a dire tutto quello che penso, quello che provo, perché non è altro quello che faccio. Non voglio essere originale. Vabbè. Magari inevitabilmente lo sono, però apprezzo che voi mi apprezziate. Questo mi sprona a esprimermi soprattutto. Non vorrei dire che non mi interessa essere un YouTuber e guadagnare miliardi di euro al mese. No, no, cioè, dove sono i miliardi? Dove? Vabbè, lasciamo stare. Comunque, sono disoccupato. E non so se potrò continuare ad avere internet. Sì. E il computer prima o poi mi si sfascerà, come già è successo a un altro che mi si è rotto nel 2006 e ho potuto rifarmi il computer soltanto nel 2010, dopo 4 anni. Anche c'ho il tablet che ogni tanto mi si rompe perché era molto economico, lo devo portare ancora da 4-5 mesi a riparare. C'è una filmatrice vecchia dei cellulari che sono delle chiaviche. 2. Il Galaxy Yung 5360 che già è troppo piccolo per me. E il Nokia Asha 302 con il quale mi filmo. Quindi vi prego, fate clic nei banner pubblicitari. Oltre a vedere i miei video. Lo so che a volte ne metto uno ogni 30 secondi e scoccia. Però se ci avessi più visioni ne metterei uno ogni 10 minuti o ogni 5. Siccome ho scarse visioni ne metto uno ogni 30 secondi ogni minuto. E accetto suggerimenti di come mettere i banner pubblicitari nei video superiore al 10 minuti. Però mi raccomando, seguitemi. E non lasciatemi solo, non abbandonatemi. Continuate a mettere like, condividere i video e mettere fra i favoriti i miei video che vi piacciono. Iscrivetevi al canale, fate clic nei banner pubblicitari, aiutate questo disoccupato ad andare avanti. Poi sarei voluto essere scrittore da 12 anni, ma mi ha sempre demoralizzato il fatto che è difficile trovare un editore che ti pubblichi. Quindi mi raccomando, seguitemi, così se siete in tanti poi mi incentiverò a scrivere e a pubblicare. Magari mi comprate voi i libri. Beh, adesso vi lascio, non voglio che questi saluti siano troppo pesanti, gli darò un'edizione minima, perché tanto sono solo dei saluti, non mi devo vedere bello. Allora, grazie di seguirmi e in bocca al lupo, ciao!